grazie Riccardo per l'invito, per poter parlare di questi importanti argomenti per il futuro, per creare una città sostenibile. Slow Food è impegnata in parecchi ambiti riguardo all'alimentazione. E soprattutto è impegnata a ridare il giusto valore all'alimentazione che nel dopoguerra, negli anni 90, cioè nel Novecento, nella fine del Novecento, e ovviamente purtroppo sta continuando ancora, ha perso parecchia della sua possibilità di essere un motore di promozione sociale del territorio e di valorizzazione del territorio. È diventato un sistema industriale che ha poco a che vedere con la società e con la creazione di una architettura sociale cittadina in equilibrio con la produzione e con la campagna. Tanto non devo leggere quasi nulla, ma è scritto piccolo così. Dunque, oggi farò in fretta perché abbiamo visto che siamo un po' in ritardo. Io parlerò soprattutto della parte non sostenibile dell'industria alimentare e dell'alimentazione, lasciando a Nicola il compito migliore, quello di dare un briciolo di speranza verso una tipologia di cibo e di alimentazione che sia rispettoso dell'ecosistema, della capacità di avere un contributo nella architettura sociale della città del futuro. Che cos'è Slow Food? Slow Food è un'associazione internazionale che si occupa no profit, ovviamente impegnata a ridare un valore al cibo, il giusto valore al cibo. Il cibo è rispetto per chi lo produce e per chi lo consuma e deve essere in armonia con il sistema, con gli ecosistemi in cui questo cibo viene prodotto. Quindi legato al territorio, alle tradizioni locali. Mentre molto spesso il cibo è diventato un sistema di sfruttamento del territorio, un sistema di produzione industriale assolutamente slegata dal contesto della società locale. Questo ha creato degli enormi squilibri che si sono inseriti in un contesto di rischio climatico, di mutamento climatico generato da diverse attività dell'uomo al giorno d'oggi. La parte più a rischio per il futuro, la proiezione del rischio climatico lo si può vedere in questa diapositiva che è stata generata in uno studio di un'università americana. Vediamo che tutta la parte sud del mondo, quindi tutta la parte equatoriale, tutta l'Africa, il Sud America, il Centro America, avranno un rischio molto elevato dal punto di vista climatico. A questo rischio climatico si sovrappone il cambiamento della produzione agricola, quindi un aumento delle temperature, una desertificazione di importanti aree del nostro pianeta porteranno, con una proiezione al 2050, a grossi cambiamenti a livello di produzione alimentare. E vediamo che questi cambiamenti sono nella parte
già più povere del mondo. Questo lo potrei lasciare, ma la cosa importante è cercare di capire se questa desertificazione spinta e la conseguente in altre parti del mondo cambiamenti climatici con alluvioni, con allagamenti e fenomeni atmosferici molto violenti siano causa oppure anche dell'agricoltura e della produzione di cibo, o questa sia un po' la vittima del cambiamento climatico. In realtà, se noi andiamo a guardare l'impatto ambientale della produzione agricola e dell'allevamento, vediamo che una fetta considerevole dell'emissione CO2, quindi dell'innalzamento dei gas serra, è prodotta dall'agricoltura e dall'allevamento. Quindi diverse fonti danno dal 18 al 25%, che non sono sicuramente dei dati confortanti. Ma perché? Perché questo? In realtà la produzione degli alimenti per secoli è stata in equilibrio e soltanto negli ultimi 50 anni si è avuto questo grosso squilibrio. Questo è dovuto soprattutto all'industrializzazione della produzione del cibo, quindi mercificazione del processo produttivo. Che cos'è la mercificazione? La creazione di il pensiero del cibo visto soltanto come una commodity, cioè come merce che non ha un valore specifico, ma è basato tutto quanto viene basato sul prezzo. Ovviamente l'industria alimentare è finita in mano a gruppi internazionali che non hanno legame col territorio, addirittura molto spesso si tratta di fondi di investimento, quindi nessun legame reale col tessuto sociale in cui viene prodotto il cibo. Inoltre queste aziende quindi puntano sul breve termine a depauperare la zona, di finire, completare il loro ciclo economico e passare ad altre. Vengono chiamate industrie locusta proprio per questo, come delle cavallette passano distruggendo e passando a un altro cibo, a un altro territorio. Ma che cos'è una commodity? Una commodity sono prodotti che non hanno qualità specifiche, sono omologati, sono sempre uguali e l'unica discriminante è il prezzo. Questa è la definizione. Immagino che molti di voi sappiano qual è l'archetipo della commodities. L'archetipo della commodities è il petrolio. Io credo che nessuno di noi vada alla pompa di benzina perché una benzina sia migliore dell'altra. Quello che guarda quando si ferma a far benzina, a parte chi si ritrova a secco, ma è il prezzo. Soltanto quello è la discriminante che fa sì che guida la nostra scelta. E la stessa cosa si cerca di fare, queste industrie cercano di fare col cibo. Io vi voglio fare soltanto velocemente, visto che non abbiamo molto tempo e ci vorrebbero ore se si volesse parlare di tutte le varie sfaccettature e i vari tipologie di cibo che sono diventate una merce senza valore a parte il prezzo. L'esempio della produzione insostenibile del legame fra l'industria dell'allevamento dei maiali e della coltivazione della soia. L'industria dell'allevamento, il maiale è l'animale che più è stato coltivato, più è stato allevato e utilizzato e che ancora è più utilizzato al mondo. Tutte le popolazioni per millenni hanno utilizzato il maiale, sia prima selvatico, poi l'hanno domesticato e utilizzato. È quello che in tutto il mondo ha portato a un consumo della carne. Ma negli ultimi 50 anni la produzione della carne di maiale si è concentrata in soltanto due punti. Uno negli Stati Uniti d'America, ad opera di un'unica società, Smithfield Food, che ha piano piano comprato tutte le aziende che producevano carne di maiale, e allevavano e producevano carne di maiale.
E poi la Shengui VH, una impresa cinese che ora come ora ha acquistato anche la Smithfield. Quindi a questo punto detiene più del 50% della produzione di maiali al mondo. E che cosa si è fatto con col maiale? Si è fatto un processo che è stato chiamato pollizzazione, chickenization, ossia si è passati da un allevamento normale dei maiali che erano allo stato semibrado, comunque avevano libertà di movimento, all'allevamento tipo polli, quindi in batteria, in enormi ambienti, completamente chiusi, bloccati, impossibilitati a muoversi e ovviamente bombardati di antiparassitari e di antibiotici. Se, oltre ad avere una tossicità che si è creata, si sono create anche queste meravigliose piscine che anche potrebbero sembrare anche carine da, viste dall'alto, ma che sono degli enormi stoccaggi di liquami, liquami che sono altamente tossici perché contengono tutta la chimica che è stata data agli animali. Per cui si è passati da un allevamento, chiunque ha vissuto in campagna sa che gli animali sono importantissimi per fertilizzare il suolo, a un impoverimento del suolo, perché non solo il terreno intorno risulta in pericolo dati questi queste sostanze chimiche che tra l'altro vengono sparse a rotazione nei terreni circostanti annientando qualsiasi possibilità di coltivazione, ma in base a possibili cambiamenti climatici. Tra l'altro queste sono immagini prese nel North Carolina. North Carolina è una regione degli Stati Uniti molto povera, questi erano campi che una volta venivano utilizzati per coltivare tabacco. E ovviamente l'industria del tabacco ha ceduto parecchio ad altro perché non è più importante come in passato, giustamente. E una zona povera è stata tranquillamente utilizzata per spargere liquami. Però questa è anche una zona che è soggetta a allagamenti, a fenomeni molto gravi di allagamento dovuto all'arrivo di uragani. E infatti qualche anno fa in questa zona c'è stato un allagamento che ha praticamente reso inutilizzabili e intossicati tutti i corsi d'acqua della regione. Quindi moria di pesci, moria di insetti, di animali, di biodiversità. Questa è una faccia, e uno potrebbe dire ok, l'allevamento intensivo abbiamo sempre detto che è pericoloso e da evitare. Però l'allevamento intensivo ha bisogno di un altro tipo di coltura intensiva, cioè il cibo per questi animali. E si è trovata un'altra zona da utilizzare, quindi l'industria dei semi, l'industria della soia transgenica ha trovato una regione vergine da utilizzare per poter dar da mangiare a tutti questi animali. Ed è stato il Mato Grosso. Mato Grosso, questo è una zona, è al confine con la foresta del Brasile, la foresta amazzonica, è un'area meno scomoda della foresta amazzonica, ugualmente ricca di corsi d'acqua e quindi importante per una coltivazione così intensiva. È stata ampiamente disboscata, quindi con perdita di un 20% circa del patrimonio boschivo del Mato Grosso, è coltivata in questo modo, quindi in maniera intensiva, in maniera industriale, pochissimi lavoratori, molta meccanizzazione, fortissima concentrazione in poche aziende di tutto il processo. In pratica la Monsanto e la Syngenta hanno tutto il Mato Grosso a disposizione. Quindi
Di questa coltivazione di soia il 70% finisce nella, diciamo, i due coltivatori maggiori sono in America e in Brasile, quasi tutto finisce nell'allevamento animale, un 70%. Il 30% finisce anche nelle nostre tavole, quindi fa un lungo viaggio che parte dal Brasile per andare o in Cina per gli allevamenti animali o in Europa sia per l'allevamento animale. A noi arriva la soia brasiliana negli allevamenti dell'industria del prosciutto di Parma, per esempio. E poi in parte finisce anche sulle tavole, quindi un cibo che dovrebbe essere salutare in realtà parte da uno sfruttamento intensivo e indiscriminato di una risorsa importante del mondo. E questo è un altro punto piuttosto importante da considerare. Tutto quello, poi ne parlerà Nicola, ma tutto quello che deve fare dei viaggi di questo tipo per raggiungere le nostre tavole, sicuramente potrà costare meno, ma lo paghiamo in altro modo, lo paghiamo con un depauperamento della terra, con un tessuto sociale che viene a essere disgregato e con problemi anche dal punto di vista sanitario. Quindi la soia fa il suo bel viaggio e i maiali fanno lo stesso. Dagli Stati Uniti, visto che sono stati acquistati i grossi allevamenti della Virginia, finiscono in Cina e dalla Cina vengono distribuiti in tutto il mondo. Quindi tutto il mondo riceve lo stesso tipo di maiale, lo stesso tipo di trattato nello stesso modo e reso quasi un prodotto petrolifero, una merce sempre uguale a se stessa. Quindi l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha redatto un documento nel 2019, quindi piuttosto recente, definendo alcuni punti da considerare all'inizio immediati, quindi delle azioni immediate da fare, che sono la produzione sostenibile di cibo messa come primo punto. Quindi per poter bloccare il riscaldamento, l'emissione di gas e il riscaldamento globale, la produzione sostenibile di cibo è messa al primo posto, seguito dalla gestione sostenibile delle foreste, gestione del carbonio organico del suolo e conservazione degli ecosistemi. Nel lungo periodo bisogna fare di più, bisogna passare a ripristinare quello che noi abbiamo distrutto, quindi ricominciare a ripristinare il territorio, a far sì che si possa riacquistare una sostenibilità, come diceva Riccardo all'inizio, carbon free delle aree che noi abitiamo. Cosa fare per il futuro? Il futuro dovrebbe prevedere una lezione dal passato. A Siena abbiamo il buon governo, qui siamo nel 1200, Ambrogio Lorenzetti aveva dipinto l'interazione fra la città e la campagna, un'interazione che poteva portare progresso, poteva portare benessere all'intera comunità. Nella creazione della città perfetta, di Colle 2050, bisogna ripristinare questa interazione, questa rete di collaborazione fra città e campagna. Allevamento, produzione sostenibile di ortaggi, di frutta, capacità di fare rotazione, quindi di non impoverire il suolo, è un indice di buon governo. Ma cosa possiamo fare noi come singoli cittadini? La prima cosa da fare è di rompere il muro dell'indifferenza. Finché noi andremo ad acquistare il cibo soltanto o andremo a mangiare al ristorante o cucineremo per comodità cibo prefatto, cibo industriale, cibo che ha una quantità, che porta dietro una quantità di problemi che possono essere anche soltanto lo smaltimento di tutte il packaging,
tutta l'energia consumata per essere trasportato attraverso il mondo, perché si porta dietro l'impoverimento di zone anche lontane da noi, e quindi porta a migrazioni anche di gente, perché non ha più possibilità di mangiare in quelle zone. Il nostro lavoro quotidiano, il nostro agire quotidiano manterrà questo muro. Quindi l'altra cosa da fare è avere consapevolezza. Per rompere questo muro bisogna avere consapevolezza che il nostro comportamento è importante, che noi possiamo passare dall'essere consumatori ad essere coproduttori. Coproduttori significa fare delle scelte, e queste scelte possono influenzare quello che faranno le industrie alimentari, perché ovviamente si basano sul profitto. Se noi facciamo capire che quella cosa non ci va bene, probabilmente smetteranno di farla, altrimenti continueranno. Ora lascio con questo minimo di speranza la parola a Nicola e vediamo